La rassegna stampa è offerta da... Mercoledì 12 dicembre, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Giornale d'apertura, il messaggero: Merkel stoppa Berlusconi, il governo tedesco no ad una campagna anti-Germania, la cancelliera elogia il premier. Il cavaliere all'attacco sullo spread, un'invenzione contro di noi, Confindustria irritata. In retroscena Monti e ministri, per adesso tutti neutrali. Blitz al ministero, così il centurione pilotava gli appalti, tangenti alle politiche agricole, 11 gli arresti, il capo e il braccio destro del sottosegretario Braga. Coppa Italia, giallorossi battono l'Atalanta, Roma travolgente vola ai quarti. Passiamo alla stampa, la Germania contro Berlusconi, il premier replica, i nostri concittadini non sono sprovveduti, il PPE, grave errore far cadere il governo dei tecnici. Il cavaliere, lo spread, un imbroglio, Merkel, gli italiani terranno la via giusta. Politica e canzoni, c'è la par condicio, slitta il festival, dopo il caso Littizzetto, il PDL, conduttore di parte. L'allarme di Confindustria, niente ripresa prima del 2014 e pressione fiscale verso il 54%. La Gazzetta del Mezzogiorno, sciacalli in azione a Campi, trafugata nella notte la bara di Mira Montinaro, colto da malore il padre Antonio della nota famiglia di imprenditori. Entro giugno il treno tra Bari e l'aeroporto, percorso di quasi 7 km in 12 minuti. Ferra Tranviaria annuncia anche le novità, 10 bus, 2 locomotori e il biglietto elettronico. In Puglia export da record più 8,3%, merce all'estero per oltre mezzo miliardo in più, vendola il doppio dell'Italia. La Gazzetta di Lecce, rubata la bara di Mira Montinaro, agghiacciante irruzione notturna nel Camposanto. La scoperta è stata fatta ieri mattina alle ore 7:30 dal custode, sulla vicenda indagano i carabinieri. Sciacalli in azione nel cimitero di Campi, il padre Antonio colto da malore. La figlia del noto imprenditore, socio di Monticava Group, morì nel 2000 a 27 anni. Un altro incidente stradale, ieri a Lecce, scontro autoscooter, muore un geometra, la vittima è Giuseppe La Cirignola, 55 anni, originario di Trepuzzi. Infine il quotidiano, salma trafugata per ricatto, raid a Campi, profanata la tomba della figlia dell'imprenditore Montinaro. Il padre ogni giorno al cimitero, deceduta a 26 anni nel 2000 per aneurisma. Incidente a Lecce, vittima un 55enne, scooter contro auto, muore un geometra. Trovati per caso alle Cesine oltre 40 kg di marijuana, la scoperta nel corso di una perlustrazione in bici di due forestali. La crisi delle Lecce e le polemiche, l'erda, nessuno rema contro, Chevanton è fuori forma. Politica, scure sulle liste PDL, tremano gli uscenti, Berlusconi confermerò solo il 10%, poi ritratta. Ma è caos candidature, molti pugliesi rischiano. Ex AN, addio soft, nasce il partito. Saccomanno verso il sì, Mantovano in dubbio. Sarà apparentato con l'ex premier, tentenna l'aria alle mani che guarda a Monti. Primaria PD, voto solo ai tesserati, a fine mese o ai primi di gennaio consultazioni per i candidati parlamentari. Niente riordino, noi andremo avanti comunque, alcuni comuni si dicono pronti a proseguire, a Vetrana pensa ad un referendum per Lecce. Prive di competenze e senza fondi, province salve, ma non troppo. I consigli resteranno in carica, ma non ci saranno nuove elezioni. Caso Ilva, il GIP non libera i prodotti, Clini oggi emendamento, rigettata l'istanza proposta dal presidente dell'azienda Bruno Ferrante. Si ferma la produzione, 2600 in cassa, per ora. Scorte di minerali solo per 3 giorni, il paese col fiato sospeso. Nuovi fondi per le imprese e le famiglie, risorse in arrivo per lo sviluppo e la coesione. Vendola, bravo Bacca, così la Puglia cresce. Rifiuti, comuni pagano a metà, emergenza rinviata a Natale. I lavoratori Idrodinamica ed AXA sospendono lo sciopero in vista un incontro col prefetto. Le imprese non lavoriamo gratis. Portata via una salma, si teme il ricatto, trafugata nel cimitero di Campi, la bara con i resti di Mira, figlia dell'imprenditore Antonio Montinaro, deceduta nel 2000. Io vado, torno subito, fu trovata morta in bagno. La ragazza appena 26enne fu stroncata da aneurisma della aorta, si trovava ad una festa. Il padre distrutto, lasciatemi in pace, l'anziano genitore è stato colto da malore quando si è trovato davanti all'oculo profanato. Rifiuti e intimidazioni, lunga storia di minacce, Monteco e Monticava tra incendi ed attentati a Brindisi e Campi. Incredulità e polemiche dopo la tragica vicenda che ha scosso tutto il paese. Il consigliere Ilio Palmariggi, subito l'impianto di videosorveglianza anche in comune. Il sindaco Roberto Palasciano, comunità sbalordita da tanta crudeltà vicina ai parenti. Lo schianto mortale a pochi passi da casa, muore un geometra 55enne dell'Alba Service, era sullo scooter, l'autista rischia il linciaggio. La rabbia dei residenti, basta vittime, si intervenga. D'Autiglia, uomo affidabile e serio, Stefanelli, persona di rarissima educazione. Casalabate e Imu, possibili rimborsi dal comune, dopo il trasferimento della Marina a Squinzano e Trepuzzi, si rifanno i conti.
Caso Lupi, il piano industriale approda in commissione, esame dei servizi affidati alla società il cui destino è appeso a un filo. Al governo la scelta di salvarla dalla liquidazione. Una telefonata tradisce la complice dei rapinatori, passi falsi e contraddizioni dopo il colpo ai danni della Troni, coinvolta in un incidente che amava i due giovani già presi dai carabinieri. Corigliano, un addio del paese per i due coniugi, commozione per i due anziani che sono morti domenica pomeriggio in un incidente stradale. Vernole, droga nel parco, trovati 42 kg di marijuana, la sostanza arrivata dall'Albania era nascosta tra le dune delle Cesine, scoperta effettuata dalla forestale. Infine la pagina sportiva, qualcuno rema contro, no, è solo una favola, mister Lerda in difesa di un Lecce sferzato dalle polemiche e dalle ultime sconfitte. L'allenatore Scevantonno lo ritengo ancora in forma. La nostra rassegna stampa termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...